Onorevole Maullu, anche stasera si parla del futuro del centrodestra. Che futuro ha secondo lei il centrodestra, al di là magari del referendum? Ma io credo che il centrodestra sia maggioranza nel paese, questo è un dato storico rispetto all'Italia e penso che si debba continuare con le buone tante proposte che negli anni abbiamo trasferito in momenti elettorali, ma soprattutto in azione di governo, quindi meno tasse, meno burocrazia e soprattutto una giustizia che tenda a privilegiare la velocità. Questo nella giustizia amministrativa diventa ancora un miraggio e diventa un macigno rispetto alle possibilità di investimento che devono arrivare dall'estero, che vogliono certezza del diritto. E credo anche che ci sia la possibilità di avere un'area vasta che si ritrovi attorno alla leadership di Silvio Berlusconi come padre nobile di questo centrodestra, che può ancora dare tanto all'Italia, ma soprattutto accompagnare il nostro paese in una nuova fase di crescita. Questo credo debba essere l'obiettivo primario, meno disoccupazione e più sviluppo. Berlusconi è ancora padre nobile, sul fronte invece della premiership, in un futuro premier, se ci dovessero essere delle elezioni, chi vedrebbe bene? Ma io credo che non si debba ragionare sui singoli nomi, ma su un programma da presentare agli italiani, avendo la possibilità di godere dell'esperienza, della grande capacità comunicazionale e soprattutto, io penso, della credibilità di Silvio Berlusconi, che è un valore aggiunto per tutti noi. Senta, lei la posizione sul referendum qual è? Ma io voterò senz'altro no, perché non si può fare un referendum a colpi di maggioranza, peraltro con una maggioranza che è frutto di una legge elettorale dichiarata incostituzionale e di una serie di transumanze che hanno cambiato di fatto il quadro politico che governa oggi il Parlamento e che soprattutto governa il Paese. Un quadro politico fatto di tante defezioni, di persone che sono state elette con il centrodestra che adesso si trovano invece a supportare un governo di sinistra. Io credo che sia un grande controsenso e quando si tratta di riscrivere le regole degli italiani penso che si debbano fare insieme, così come fecero i padri costituenti dopo la seconda guerra mondiale, accompagnando il tutto con una grande riflessione e non con a colpi di fiducia o con la semplice legge dei numeri, che credo che da questo punto di vista sia assolutamente anacronistica. Senta, lei che è anche eurodeputato, si è parlato molto di flessibilità concessa dall'Europa all'Italia soprattutto per la gestione dei migranti e per il post terremoto, è sufficiente? Ma io credo che la flessibilità rispetto ad eventi di questo genere sia semplicemente un dato dovuto. Penso invece che in Europa si debba cominciare ad avere più Italia, soprattutto per un'Europa che è condotta da un dualismo, da un'alleanza franco-tedesca che fa tanti danni all'area mediterranea, che è quella scossa dai grandi problemi legati alla guerra e soprattutto da un'immigrazione biblica che deve essere affrontata con decisione, soprattutto lì da dove partono i tanti migranti economici che arrivano nelle nostre coste. Rammentiamo sempre le grandi responsabilità della Francia, che ha creato l'instabilità che tutti noi oggi paghiamo in Libia, e soprattutto io penso che alla Germania vada ricordato che dopo aver chiuso la rotta balcanica con 3 miliardi dati alla Turchia non è possibile che l'Italia abbia il peso di questa situazione. Occorre quindi ragionare con molta forza. La domanda è: sarà in grado Matteo Renzi di poterlo fare? Lei ha detto che bisogna riaprire le frontiere verso il nord. Rischiano di essere chiuse per esempio in Gran Bretagna anche per i nostri lavoratori, visto anche le polemiche anche di queste ore per quanto riguarda i lavoratori italiani. Ma io credo che questo sia stato semplicemente un grande passo falso degli inglesi, perché le liste di prescrizione avvenivano semplicemente nella Germania nazista e hanno creato le condizioni che noi abbiamo visto nella terribile seconda guerra mondiale. Pensare di poter censire coloro che vanno a lavorare in Gran Bretagna e farlo sulla base dell'identità nazionale credo che sia una follia, soprattutto per un paese che ancora oggi è parte dell'Unione Europea, del grande mercato unico, che ne vuole uscire, ma d'altro canto vuole avere la libertà di commerciare. Non è possibile avere libertà di commercio, quindi grandi accordi, senza la libertà delle persone. Senta, la caduta della sterlina dei giorni scorsi, come la legge lei? Ma la leggo semplicemente come un assestamento dei mercati rispetto a un contesto, quello di un grande mercato da 500 milioni di persone, nel quale la Gran Bretagna aveva un grande ruolo e che non avrà più uscendo appunto dall'Unione. Un'ultima domanda, si parla d'Europa, ma l'Europa rischia di essere uno degli elementi divisori all'interno del centrodestra italiano? Ma io credo di no, perché tutti all'interno del centrodestra desideriamo che l'Italia abbia più peso e che soprattutto ci siano le condizioni di reciprocità. Non è possibile avere paesi, e mi riferisco al blocco di Visegrad, quindi la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, anzi la Repubblica Ceca e quella slovacca, che rifiutano di potersi assumere le responsabilità a fronte di egoismi nazionali dopo aver goduto per anni dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea e quindi anche dall'Italia. Quindi per finire, PPE e Lega possono coesistere? Ma io penso che possano coesistere all'interno di una grande coalizione di centrodestra che in Italia deve avere un valore, direi, anticipatrice e soprattutto innovativo, anche rispetto agli scenari che in Europa adesso vediamo.